Ho fatto un disco d'oro con un disco d'odio. Vedi il vuoto nel mio sguardo fisso perché ambisco il podio. Tu vuoi solo il tet a tet, lo capisco al volo. Vorrei darti il vecchio me ma preferisco il nuovo. E sono stanco ormai di correre, di pensare che ogni bastardo mi voglia fottere in parole povere. Sono stanco di vedere che ti parla e non mi stai ascoltando ma aspettando per rispondere, che cazzo. Allora, se parliamo di musica nel 2017 abbiamo un parallelo con l'immagine. E quindi genuinità, non so se è un termine molto adatto per la musica nel 2017. Per la legge dei numeri, non perché io non mi ritengo genuino nel momento in cui mi esprimo musicalmente. C'è una percentuale alta di musica fatta per immagine, c'è una percentuale minore ma comunque forte di musica fatta per passione, e secondo me questa è la cosa più bella della musica del 2017. Con il mio lavoro ho la fortuna di lavorare con persone che hanno la mia stessa vita, che hanno vissuto le mie stesse cose, e fidati che entrare in uno studio, sentire il beat che parte e il produttore che c'è stato lì, che l'ha pensato apposta per te, per come rappi, crea quel magnetismo che si crea quando si lavora insieme in studio, sono cose che non hanno prezzo e che sono sempre come la prima volta per me, almeno. Sherwood Festival è stata la mia prima jam nel lontano 2006, era il Pass the Mic dove c'era Inoki Ness, ESA, Assalti Frontali e Tecniche Perfette. Quell'anno vinse Azot One, che tra l'altro è anche un mio amico, e avevo 13 anni. Mi fecero salire sul palco, mi firmarono il libro degli Assalti Frontali, tutti i partecipanti della serata, arrivò anche DJ Sciocca, arrivarono un sacco di ospiti del rap italiano. Mi ricordo che in quel momento guardai i ragazzi, non volevo essere presuntuoso, però sapevo di avere proprio la passione per questa roba, cioè dentro. Gli ho detto ai ragazzi che stavano suonando: ve lo giuro, un giorno mi rifarò vedere, cioè voglio essere anch'io un giorno su questo palco, ce la farò, ve lo giuro, ve lo prometto, ci rivedremo. A quanto pare la promessa è stata mantenuta e sono contentissimo di questo. Quindi, volendo, Sherwood è stato un po' forse il primo live a cui sono venuto. È tempo di far uscire il disco nuovo, visto che mi stanno rompendo tutti le palle. È tempo di dire qualcosa. È tempo di tornare a dire qualcosa nella musica. È bellissimo il barocco, bellissimo, movimento incredibile. Però ci vuole anche un po' di illuminismo. E io cerco di fare il mio in questo.